Continuo con la felpa, ragazzi, non ho voglia di cambiarmi. Vi è piaciuto Salvini? Ragazzi, adesso vorrei che voi dedicaste un applauso a, va bene, Urbano Cairo che ci fa fare il programma, sì, alla Silvano Berio Fiore Band, a Zalone, a tutti i reparti, tutti, la regia, perché adesso è l'ultima puntata per quest'anno, ma ci rivediamo a febbraio, è così, Urbano, me lo puoi confermare, il 27 di febbraio. Sì. No, per cui fate un applauso a tutti gli autori, a tutti quanti, perché... è una squadra affidabile. Ringrazio tutti. Ok. No, dicevo che io Salvini non ho mica ancora tanto inquadrato. Cioè, di se stesso Salvini dice di riconoscersi solo in due categorie, leghista e milanista, che per il momento il sogno di uscire dall'Europa, diciamo che il Milan gliel'ha già realizzato, no? Scusate, scusate, battuta. Battuta calcistica. Ma questa settimana è più forte di me, dai raga, da genovese, e Urbano lo sa che è presidente del Torino, da genovese vedere le due squadre della mia città così in alto in classifica, terza e quarta, ragazzi, è una sensazione strana. L'ultima volta che è accaduto c'era ancora la Pangea, la Liguria era attaccata al Nord America. No, no, non era Pangea, sto scherzando, c'erano Vialli e Mancini, ragazzi, Vialli e Mancio, che saluto, ciao Vialli, ciao Mancio, che momenti. Ragazzi, la mia città è bellissima, io l'adoro, guardate com'è bella la mia città qua, me la fate vedere, vedere. Guarda com'è bella, è bellissima, quando non piove. Quando non piove ci si potrebbe anche abitare. È che io mi sento proprio ligure nel fondo, un po' orso, ruvido. Non rilascio interviste, nella vita privata tendo a farmi i fatti miei, a Genova siamo tutti così, è proprio la nostra natura. Genova è l'unica città in Italia dove quando mi fermano per la strada non mi chiedono l'autografo, ma quando passa il 17 barrato. A Genova la gente è schiva, si veste sobriamente, no? Misura le parole, contiene le emozioni. Ora, ditemi, cosa minchia c'entra con Genova questo signore qui? No. Ora, ok, e ha quella società che è tra un fedain e uno che ha mangiato peyote, cioè c'è questa, ora datemi solo il tempo di mettere una parrucca, perdere totalmente la lucidità e torno, raga.